Buongiorno a tutti, mi fermo sul messaggio avuto dal veggente Ivan eh, nella, nel ricordo eh, liturgico di San Giovanni Battista dove c'è stata la prima apparizione, se ricordo bene, anche se l'anniversario è il 25 non il 24. Però volevo <coughs> Volevo ricordare soltanto che il grande, il grande annuncio e così, la richiesta che predomina in tutti i messaggi della Gospa da 39 anni fa fino a oggi è quello della conversione. Volevo ricordare che eh, era il proclama anche di San Giovanni Battista, appunto che ricordiamo in questi giorni, ma anche di Gesù. Quando andavano per le città e i villaggi ecco, facevano un kerigma, si chiama, cioè un, un proclama ecco, che doveva radunare un po' di gente che si incuriosiva e poi iniziava il Signore, anche Giovanni Battista, a parlare, ecco, a insegnare eh, la parola di Dio. Ecco, e, e la Madonna riprende questo cherigma come facevano anche i, i profeti: convertitevi, dicevano anche loro. E quindi ricordiamo ecco, questi 39 anni dove. Con grande pazienza, si deve dire, infinita, la Madre del Signore ci invita alla conversione e a cambiare vita e mettere Dio al primo posto. Leggiamo il messaggio del 24 giugno 2020. Cari figli, io vengo a voi perché mi manda mio figlio Gesù. Desidero guidarvi a lui desidero che in lui troviate la pace, vera pace, perché questo mondo di non, non vi può dare o offrire una vera pace. Perciò anche oggi vi invito alla perseveranza nella preghiera. Pregate per i, i miei piani, progetti che desidero realizzare con questa parrocchia e con il mondo intero. Cari figli, io non mi sono stancata, perciò cari figli non vi stancate neanche voi. Io prego per tutti voi e intercedo presso mio figlio Gesù per ciascuno di voi. Grazie cari figli perché anche oggi avete detto sì e avete risposto alla mia chiamata. Avete visto che ho sottolineato alcune parole della Madre del Signore. Della nostra madre e volevo un po' svilupparle perché i messaggi sono pieni di parole chiave che troviamo molto spesso nella Bibbia. Ecco, io credo che la Madonna conosca la, la Bibbia molto bene, molto più di tutti gli studiosi del mondo messi insieme perché ogni parola viene riportata in qualche alt altro luogo eh, nella Sacra Scrittura. E allora vediamo un po' questi, quali sono gli elementi eh, che ho eh, sottolineato, cercherò di essere breve. Il primo eh, dice eh, la Madonna che desidera guidarci a lui, al suo figlio. Perché il suo figlio è il maestro. Vi ricordate nei Vangeli quando Gesù dice non chiamate nessuno maestro perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E quindi lei si guida lui. E quindi c'è anche un, <ride> un invito implicito. Eh, come facciamo ad andare a Gesù? Eh, dobbiamo prendere in mano eh, il Vangelo e leggerlo, meditarlo e eh, accogliere anche tutti, tutte le parole che il Signore dice, anche se eh, sono un po' indigeste a volte, perché il Vangelo tante volte ci corregge. Ecco, questa è la prima cosa. Poi ci fermiamo un attimo sul tema della pace, che eh, la Gospa ricorda tantissimo. È un grande dono che è stato dato da Gesù ai suoi discepoli per la prima volta. E vediamo, sono tre punti, eh, cerco di essere breve, ma eh, bisogna un po' ampliare e far capire che cos'è la pace del Signore a differenza di quella del mondo, come dice lei stessa nel messaggio di oggi. E allora la prima cosa, il punto uno, eh, è trovare la pace con Dio e con gli uomini. Come si può fare? <ride> Intanto eh, con Dio ecco, bisogna fare la pace, eh, il sacramento della confessione è la cosa migliore, bisogna chiedere scusa, perché se anche facciamo un torto a un nostro fratello o a, qual a qualsiasi persona, offendiamo anche Dio. E eh, eh, questo, eh, questo è il grande problema. Quindi abbiamo bisogno della confessione e ci mettiamo in pace con Dio. Però poi dobbiamo rimanere in pace anche con i fratelli. Vi ricordate i due maggiori comandamenti che il Signore ci ha lasciato: l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo? Dice: da, da questi due deriva tutta la legge e i profeti. E allora è, è chiaro che troviamo pace adempiendo a questi due grandi comandamenti. Poi c'è tutto il resto. La cosa più importante è questa. San Paolo dice, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Ecco, Romani 12, 18, 19. E poi continua e dice, non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. E questo è molto importante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se subiamo un torto, eh, non, dobbiamo, eh, non dobbiamo reagire violentemente, ecco, non, non dobbiamo fare il male. Questo capita forse anche tutti i giorni, che abbiamo, non so, del risentimento con qualcuno perché ci ha fatto un torto e poi ci succede che tutta la nostra vita è dissestata, perché quando siamo ris risentiti per un problema poi siamo, abbiamo questo carattere, ecco, come diceva mia nonna, oggi ho un diavolo per capello, ecco, il risentimento poi si riversa anche su altre persone che casomai... Non, non, non c'entrano niente nelle nostre faccende, che non ci hanno mai fatto niente di male. E ci sono tanti problemi, eh, tanti ostacoli per mantenere la pace. Però eh, San Paolo ci dice che nella fede possiamo trovare la pace. Ecco come, come ha fatto il, il Signore, che rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. San Paolo ci, eh, ci dice proprio questo. Quindi nella fede possiamo riuscire a lenire le nostre ferite interiori, sapendo che c'è un Dio che ci protegge e che ci guida, e che, che ci vuole abituare al perdono, soprattutto. E poi la giustizia la farà lui. La può fare anche durante questa vita. E poi la farà del tutto nel giudizio finale. Ecco, questa è la prima cosa. Il, il secondo punto sulla pace è che Gesù ci dà una pace che non è come quella del mondo, è una pace sovrannaturale. La quiete dell'anima la chiamavano gli antichi monaci. E guardate che quando Gesù appare ai discepoli gli fa proprio questo saluto, in ebraico si dice shalom lachem, sapete tutti la parola ebraica shalom, che vuol dire pace, gli ebrei si, si salutavano così, quindi gli dà il saluto normale ai discepoli, però eh, dice una parolina molto interessante, dice... Vi do la mia pace, è la pace sua, non è quella del saluto quando si entra nella casa di qualcuno, è un'altra cosa. Poi lo specifica ancora di più, sempre in questo passo del Vangelo, e dice non come il mondo, non come la dà il mondo, io la do a voi. Ecco qua, allora è una pace sovrannaturale, che dobbiamo invocare e cercare, perché eh, ci rende la vita molto più facile. Se siamo arrabbiati, eh, risentiti, eh, abbiamo sentimenti di, di vendetta, eh, la nostra vita è dissestata. Provate a guardarvi dentro quando siete, eh, capita a tutti, quando siete risentiti e vedete che non si sta bene. Invece, questa pace sovrannaturale eh, ci porta alla pace con tutti, come dice San Paolo, e ad abituarci a, ad affidare a Dio tutte le nostre difficoltà, le nostre prove, i torti che subiamo. C'è ecco. poi la parola, eh. possiamo anche rimproverare uno che. Ci ha fatto un torto e fare chiarezza su quello che è successo, però non, possi non possiamo covare l'odio o il risentimento, perché poi si gonfia e diventa eh, il risentimento, può diventare distruttivo e malvagio. Ecco lì, poi il diavolo ci lavora moltissimo. E questa è la seconda, e poi dice: Non come io la do a voi. È un'altra pace rispetto a quella del mondo. La Madonna dice che questo, questo mondo moderno non ci può offrire e dare la pace, e ha perfettamente ragione. Così dice anche il suo figlio, Gesù, perché? Perché la pace degli uomini, non so se sapete cos'è la Pax romana, è quando si domina completamente sugli altri e gli si, gli si infonde la paura e il terrore, e allora tutti stanno, sembrano in pace perché nessuno ha coraggio di reagire. Questo è classico di tutti i totalitarismi della storia del mondo. Però ci sono anche persone che possono essere, avere un grado, qualsiasi nel mondo del lavoro, ma anche nella Chiesa, che possono essere autoritari. Ecco, quello è il modo diabolico di instaurare la pax romana, che non è la, la pace di Dio, non è la pace che ci vuol dare di Gesù. Ecco poi il punto terzo è importantissimo perché quando il Signore manda i Suoi discepoli a predicare per città e villaggi, gli dice entrando nella casa dove vi ospitano. Rivolgete il saluto, sempre Shalom Lakem. Pace a voi, dicevano, dicono anche oggi gli ebrei. E però dopo dice: Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Matteo 10, 12, 13. Cosa vuol dire? La pace come fa a effondersi sugli altri? È possibile. Se voi avete dentro di voi la pace, la pace del Signore, potete infondere pace anche agli altri. Qui il Signore è molto chiaro, è chiaro che il testo vuol dire così. È un dono sovrannaturale che serve innanzitutto alla persona. Che lo possiede è un grande dono la pace interiore ma eh, il Signore ci dice che anche si può trasmettere agli altri senza parlare oppure parlando di tutt'altro però poi eh, i nostri interlocutori quelli che ci ascoltano ecco percepiscono misteriosamente in modo sovrannaturale una, una specie di pace anche loro a stare con noi io eh, queste cose le ho viste ecco, non dico che io sono <ride> che ho la pace sono cioè i miei problemi anch'io a eh, ritrovarla continuamente però so che è, è proprio così in certi, in certi casi certe persone percepiscono che non so, in un luogo dove si prega oppure qualche incontro con un vero cristiano, ecco, anche le persone che arrivano da fuori e che casomai non sono credenti eh, percepiscono e eh, lo hanno anche detto che sentono eh, lo dicono in un altro modo, modo casomai dicono Mi so, sono stato bene oggi proprio eh, a fare questa chiacchierata, ecco. E quindi eh, capite che come dice la Madonna che insiste molto eh, quando dice di parlare poco, ecco, <ride> vedete che ci sono anche degli altri strumenti. L'importante è curare se stessi, ecco, chiedere lo Spirito Santo, chiedere il dono della pace. Poi tutto viene da sé. Si tras noi tra trasmettiamo anche in psicologia quello che siamo dentro e non quello che siamo fuori. Ecco, e poi. Appunto la Madonna dice che il mondo moderno non può offrire e non può dare la pace, la vera pace. Eh, sapete come dicevano i, i romani, si vis pax para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Questa è, è la legge che, che impera in tutto il mondo anche oggi. Eh, il Signore è che è il principe della pace, come dice Isaia al capitolo 9, e ha in mente tutta un'altra cosa per creare la pace nel mondo, con Dio e con gli uomini, come abbiamo visto. E poi la Madonna parla della perseveranza nella preghiera, perché la preghiera è molto contrastata, e questo bisogna sempre tenerlo presente. Da tanti fattori <ride> perché il diavolo non la sopporta, non sopporta la preghiera e il digiuno. Proprio, sono proprio le cose che la, la Madonna ci ha prescritto di fare: due digiuni a pane e acqua alla settimana e una preghiera giornaliera, meglio insieme in famiglia o da soli. Ma eh, al mattino e alla sera e ci ha chiesto di, rimane, di, di pregare senza stancarsi. La perseveranza cosa vuol dire? Continuare a pregare, ecco, nonostante che non riusciamo a, a carpire il segreto dei tempi di Dio, perché Dio sa tutto, ecco, delle volte sembra che si nasconda, ci sono tantissimi elementi che ci possono portare a cessare di pregare, oppure anche a tralasciare la preghiera dando importanza altre cose che invece contano molto meno questo succede sempre però il Signore quando fa quando dice quella parabola della vedova che va a protestare col giudice non so se ve la ricordate eh, dice non lasciatevi vincere dal tedio guardate che <ride> Quando dice senza stancarsi, traducono senza stancarsi, ma il verbo greco vuol dire non lasciarsi vincere dal tedio. E alle volte si può provare anche tedio alla lettura della parola di Dio e anche alla preghiera, perché siamo uomini e poi abbiamo un, meni, un nemico un giurato che non la sopporta, quindi cerca tutti i modi per non farci pregare invece la preghiera è la nostra salvezza. E poi vuol dire quel verbo lì, eh, eh, vuol dire anche trascurare la preghiera. Questo quando succede? Quando, come dice la Madonna, non mettiamo Dio al primo posto. Eh, dobbiamo cercare di obbedire alla nostra Madre del Cielo perché ci, ci insegna a vivere. Ecco, la preghiera del mattino e della sera si mette a posto tutta la giornata e anche la notte. E poi dobbiamo pregare anche, come dice dopo, ecco, per i suoi progetti, ma questo ne parleremo dopo. Poi sempre quel verbo del Vangelo, eh, senza stancarsi, no? vuol dire anche tante altre cose. Vuol dire cessare, si annoiamo e smettiamo la preghiera. ecco La preghiera eh, quando la facciamo a pappagallo eh, ci stanchiamo e la facciamo in fretta e guardiamo l'orologio, come ha detto tante volte la Madonna. Eh, bisogna invece trovare un momento di quiete, di silenzio e rimanere concentrati, come dice la Sacra Scrittura cercando di capire quello che diciamo e cercando di pensare che stiamo parlando con il Signore o con sua madre o con Dio l'Altissimo. E poi ci può essere lo scoraggiamento, perdersi d'animo, Dio non mi risponde, Dio non mi dà un segno, bisogna perseverare. <ride> E poi il Signore si fa vivo, ecco, eh, la preghiera, la lettura della parola di Dio ci danno poi anche le coordinate per eh, comprendere anche l'agire di Dio nella nostra vita attraverso tutti, gli, eh, tutti i fatti provvidenziali che cioè, ci capitano lungo la giornata oppure durante la nostra vita. La vita con Dio, eh, con tutti questi elementi di cui ho parlato adesso, o suggeriti appunto dal messaggio della Madonna, eh, ci spingono eh, a fare in questo modo per avere una vita migliore. L'altra cosa che avevo sottolineato è che la Madonna ha detto che ha dei progetti, innanzitutto con la parrocchia, mi fermo un attimo, ecco, credo che sia importantissimo legge leggere. I messaggi dei primi anni perché per carpire la strategia pastorale, si dovrebbe dire, della Madre del Signore, che è una strategia formidabile come ha tirato su, ha fatto crescere i primi gruppi della parrocchia e poi tutta la parrocchia intera. Io sono andato tanti anni fa eh, nel 1985 erano i primi anni delle apparizioni e vedevo tante cose, sono rimasto sbalordito, poi ho fatto il passaggio che hanno fatto tutti gli altri, confessione, poi tornando a casa ho cercato di fare un po' meglio, di cambiare vita eh, e poi c'è dei, pro dei progetti, dei piani per il mondo intero e questo credo che sia la preghiera che veramente dobbiamo offrire è col digiuno. Sapete che le preghiere di digiuno sono due armi fortissime contro il diavolo, lo dice il Signore. Questo genere di demoni non si, non si riesce a cacciare se non con la preghiera e col digiuno, dice. lo dice il Vangelo. Quindi queste sono le, le armi di combattimento nostre, perché il cristiano eh, con altri mezzi, non con la spada o con le armi, eh, noi dobbiamo lottare eh, con queste armi che sono le armi della preghiera, della parola di Dio, del digiuno, del sacrificio, come tante volte ci ha detto la madre di Dio. E poi l'ultima cosa, accenno e basta, poi concludo, eh, sono 40 anni che la Madonna è con noi eh, e dice che non si è stancata, io però in certi messaggi ho scorto, non so se riesco a, ad interpretare, però qualche volta la Madonna si è lamentata ecco, vedendo tanti che ritornano alla vita di prima, dopo aver avuto delle grazie. Oppure una volta ha detto che quelli che la, la seguono e la comprendono sono pochi, e però lei non si stanca e vedete anche la immensa pazienza della Madre del Signore e soprattutto il suo amore eh, che non si abbandonerà mai. Pace bene a tutti e buona giornata.